Ciao ragazzi, allora oggi giornata importante, importante per tutti quelli che stavano aspettando questo momento. Allora, negli ultimi giorni avete visto, Tesla ha portato una riduzione ai listini, ha scontato di circa 4.000 euro sia le performance che le long range, ma qualcosina di più anche le trazioni posteriore. Circa 4.300 euro e questo fa sì che finalmente rientri negli incentivi statali. Voi sapete che il massimo è 35.000 più IVA, quindi 42.700. Bene, Tesla ha portato la Model Y RVD, trazione posteriore, a 42.690, quindi 10 euro sotto la soglia massima dell'incentivo. Quindi, cosa vuol dire questo? Vuol dire che con l'incentivo di 3.000 euro voi andate a pagarla 39.690 in più. Se avete anche 1,4 euro o inferiore da rottamare, ci sono altri 2.000 euro. Quindi alla fine vi portate a casa una Model Y trazione posteriore, colore bianco o nero, perché altrimenti poi ci sono dei supplementi e quindi si sfora e si va oltre i 35 più IVA. Ve la portate a casa per 37,690, se non ho fatto male i calcoli. Cosa aspettate? E voi dite, aspettiamo il tasso, e infatti Tesla ha abbassato anche i tassi già qualche giorno fa. C'è una promozione che adesso fino al 9 di febbraio ha abbassato il tasso da quasi 8% al 3%. Questo sia su tutti e tre i modelli di allestimenti della Y, per cui avete la Y abbassata di costo, avete i 3.000 o 5.000 di incentivo e inoltre avete anche il tasso agevolato. Oggi è la giornata importante perché con oggi è possibile avere l'incentivo statale applicato direttamente all'ordine. Quindi se voi andate a fare un ordine o andate a fare una simulazione, vedete immediatamente che i 3.000 euro vi vengono già scontati in fase di ordine. Poi ovviamente se avete da rottamare, una volta inviato l'ordine, poi loro si faranno sentire e vi chiederanno se dovete anche rottamare e a quel punto dopo ci sarà anche l'iter per la rottamazione. Quindi andate avanti tranquilli con l'ordine. L'importante è che vediate effettivamente che vi vengono scalati immediatamente i 3.000 euro. Quindi direi che a questo punto cosa volete di più? C'è anche il discorso del referral. Come sapete, ordinando tramite il codice di uno di noi proprietari, ci sono spesso dei vantaggi. Questi vantaggi erano fino a poco tempo fa 250 euro, adesso sono diventati 3 mesi di autopilot gratuito. Autopilot avanzato in prova gratuito per 3 mesi. Quello che viene a costare 3.800 euro mi sembra e che vi dà la possibilità di avere il cambio di corsia in autostrada, navigate on autopilot, quindi la possibilità di muoversi, prendersi e prendere gli svincoli dall'autostrada, più altre funzioni che per il momento non sono funzionanti e in futuro dovrebbero essere attivate, però in questo momento se per i 3 mesi che avrete a disposizione per provarlo, non avrete queste caratteristiche. A mio parere è una cosa che almeno in Italia non ha nessun senso, però è gratuito, meglio che niente, per 3 mesi lo provate. Ma non è tanto il fatto di averlo o non averlo gratuito e provarlo, quanto il fatto che
se volete supportare me e scegliete di utilizzare il mio codice referral, almeno io potrei poi riscattare i crediti che riceverei in chilometri, che mi permetteranno di viaggiare sempre di più e portarvi in giro, in viaggio con me, almeno quel poco che riesco a trasmettervi con le mie foto e i miei video. Se non avete intenzione di acquistare una Tesla, ma siete ancora nella fase che siete un po' titubanti e la volete provare, c'è sempre la possibilità di fare un test drive, sia con la Y, sia con la Model 3. Anche in questo caso a voi non arriva niente, però se prenotate il test drive con il mio codice, anche lì qualche credito lo ricevo. Non è tanto, però una volta erano 100 crediti, adesso hanno alzato a 500, quindi 500 cominciano a essere già importanti, perché poi alla fine sono 500 km. Quindi un pieno mi arriverebbe a me o al referral che voi scegliete, insomma. E cos'altro volevo dire? Sì, per prenotare il test drive è molto semplice, vi lascio in descrizione il link principale, da lì andate alla pagina generale di Tesla, riassuntiva, dove potete ordinare la Tesla oppure fare un test drive. Selezionate test drive grazie all'invito di, e vi darà la possibilità di scegliere la macchina e poi in base alla macchina anche il luogo e l'orario, il giorno e l'orario. E lo potete fare anche più volte, cioè potete farlo per la Y, potete farlo anche per la 3 se volete provare tutte e due. È gratuito, quindi alla fine magari passate un weekend in maniera diversa, andate a provarvi una Tesla. Detto questo, se invece state pensando di ordinarla e avete dei dubbi magari anche legati non solo alla fase di ordine, di come si fa l'ordine, perché è inutile andare in concessionaria. Alla fine in concessionaria, chiamiamola concessionaria, con l'advisor vi fanno le stesse cose che voi potete fare a casa vostra. Quindi a casa, comodi, vi mettete lì, scegliete la macchina o dall'inventario, quindi quelle già pronte in pronta consegna, oppure da quelle in ordine e ve la personalizzate. E poi scegliete anche il tipo di pagamento. Ecco, se avete anche dei dubbi sul tipo di pagamento, contanti o finanziamento, perché tanti non sanno cos'è il finanziamento flex e cos'è il leasing, cosa comporta l'uno, cosa comporta l'altro, quanto anticipare e per quanto tempo puoi fare eventualmente finanziamento o leasing, se volete io sono felice di aiutarvi. Per cui anche in descrizione vi lascio i miei contatti, da lì scrivetemi pure, poi magari ci accordiamo per un'ora di un giorno, anche a voce, e quindi possiamo vedere insieme di risolvere un po' tutti i vostri dubbi. Allora, cosa aspettate? Lo vedete cos'è questo? Questo qui è da dove uscirà la vostra futura Model Y, perché qui siamo a Berlino e questa è la Gigafactory. Qui si fanno le Model Y, tutte, qualsiasi Model Y andate a comprare dall'inventario o ordinata, viene fuori da qua. Quindi adesso la vostra è qua dentro che la stanno preparando. Vi faccio una carrellata, dai, prima di chiudere. Allora, probabilmente i prossimi giorni, appena trovo un giorno che sono fermo qua in zona e c'è la luce ed è anche aperto, perché adesso ogni volta che io torno è sempre ora di cena più o meno e quindi non c'è nessuno, è chiuso, vi voglio portare facendo un video dentro lì, se si può entrare, non lo so, non ho ancora idea di cosa ci sia, forse c'è uno showroom o qualcosa. Comunque, la Gigafactory è gigantesca, cioè va fino laggiù, fino dove vedete le ultime luci. Non so se avete visto il video l'altro giorno che ho postato, magari andate a vedervelo,
perché laggiù in fondo, proprio le ultime luci, c'è il supercharger 21 stazioni V4 e ho fatto vedere anche le 126 wallbox Tesla gratuite da 11 kW. Bene, io non avevo fatto questa strada fino a qua, perché venendo fino a qua praticamente ho trovato ancora altre file da 21 di wallbox, ma mica una. Cioè, quelle 126 laggiù non sono niente. In tutta questa strada ne ho trovate ancora, boh, forse un 6, 7, 8. Se sono fermo qui, a livello, alla fine della fabbrica, praticamente, guardate. Doppia fila, 21x2. Là, un'altra fila, poi altra doppia fila. Poi in mezzo ancora ce ne sono ancora altre, e dovunque qua ti giri c'è una luce. Guardate laggiù in fondo, altre laggiù. Poi non lo so, poi basta, perché c'è, cioè, praticamente qua dove ti giri c'è un posto, è un paradiso qui, bellissimo, stupendo. Almeno per me, che sono qua adesso in zona che sto visitando, veramente fantastico. Ok ragazzi, dai, pronti col click, cliccate, ordinate, valutate, perché sapete benissimo che forse entreranno i nuovi incentivi con fine febbraio, però ancora non è niente di sicuro. Ma soprattutto adesso c'è il tasso fino al 9 febbraio, se non ho sbagliato, se no magari lo scrivo in descrizione. E la Model Y rientra, ok, negli incentivi, sicuramente rientrerà anche nei prossimi mesi negli incentivi, però il tasso, quello chi lo sa, probabilmente no, perché Tesla lo ogni tanto fa questi periodi promozionali di tasso, poi in futuro chi lo sa. Quindi bisognerà vedere di incastrare i nuovi incentivi con il tasso. Adesso è sicuro. Anche perché poi andando avanti, magari forse ci avviciniamo più all'uscita della nuova. E poi qua c'è anche un'altra cosa che bisogna dire, che ho letto, adesso non lo so, magari mi smentite voi, che potrebbero fare un blocco di produzione qui dal 29 all'11 di febbraio, quindi 2 settimane di blocco di produzione per via dei ritardi dovuti a crisi con la guerra in Medio Oriente, le tensioni che ci sono lì, paure, ritardi con le navi componentistica. Quindi chi lo sa, abbiamo già vissuto una cosa del genere con lo shortage che c'è stato un paio d'anni fa, dove poi i prezzi sono schizzati su nel periodo proprio di tanto, e ci sono state persone che hanno venduto la macchina riprendendo i soldi che avevano speso, perché si erano fatto tantissimo i costi del nuovo. Poi dopo, sì, ovviamente piano piano poi sono scesi. Però ecco, siamo in un periodo che non è molto tranquillo, no? Anche il Medio Oriente con queste cose qui. Quindi adesso è sicuro. Adesso avete fino al 9 di febbraio. Ragionateci su e valutate voi se è il caso di dire ok, mi accontento. 37.690 con i 5.000 di incentivo, 3.000 più 2.000 della rottamazione, entro il 9 e nel giro di un paio di settimane ho la macchina.
Ok, io mi sono dilungato anche troppo, vi faccio l'ultima panoramica e poi vi saluto. Un saluto dalla Giga Berlin e ci vediamo al prossimo video. Bye bye.